Buonasera a tutti, mi chiamo Litiano ed è la prima volta che arrivo all'ESC, per me è una grande soddisfazione arrivare qua. Io mi occupo, come Mattia, di Digital Forensics e in questa sera presento qualcosa su l'Android. Anche a me piace l'iPhone e ci divertiamo io e Mattia a passarci le varie informazioni su questi stupendi dispositivi perché al di là della parte estetica, del prezzo che hanno, effettivamente dietro c'è un bel po' di ingegneria. Quello che guarderemo questa sera sarà il down fisico di un dispositivo Android, una delle poche cose che sarà ancora possibile per questi anni, perché andrà a sparire anche questa possibilità. L'argomento di questa sera l'ho suddiviso in diverse parti, ho un po' di tempo, non ho detto, quindi guarderemo due tipologie di dispositivi interessanti sul mercato. Abbiamo i Samsung, che sono i telefoni cellulari un po' più distribuiti nell'ambito del sistema operativo Android, e i MediaTek. Ho scelto i MediaTek, che sono i microprocessori che troviamo in tutti i telefonini che arrivano sostanzialmente dalla Cina, i famosi telefoni cinesi, perché il MediaTek dà la possibilità di capire che cosa vuol dire fare un dump fisico. Quindi ho preso un esempio, la struttura della memoria del MediaTek, così riusciamo a capire meglio quello che andremo poi a fare successivamente sui Samsung. Installeremo diciamo, Recovery, che altro non è che un mini sistema operativo caricato in memoria che ci consentirà di fare il dump fisico del dispositivo. Allora, la domanda è: perché devo fare un dump fisico? Nell'ambito della Digital Forensics, spesso e volentieri arriva un magistrato, ti chiama, tu vai alla sua scrivania, lui ti dice: questo è un telefono, fammi una cortesia, estrai tutte le informazioni che ci sono all'interno. Voi gli chiedete cosa e lui dice qualsiasi cosa che può essere utile, quindi praticamente tutto, e fai in modo che questa operazione qui non vada ad alterare il contenuto delle informazioni che ci sono dentro. Che detta così sembra una cosa molto semplice, in realtà è alquanto complicato, perché una volta che decidete di accendere il telefono, da quel momento in poi che si accende, state modificando il suo contenuto. Può essere che state facendo una modifica a un'informazione irrilevante per l'indagine, ma comunque state effettuando una modifica del contenuto. Allora, che cosa ci siamo inventati nell'ambito della Digital Forensic? Ci siamo inventati il dump fisico. Su questi dispositivi, per alcuni ancora, si può fare una acquisizione fisica, ovvero si può simulare che il telefonino diventa un computer e voi avviate da un CD-ROM, che sostanzialmente non è altro che un pezzo di programma lanciato in memoria, e da quello eseguite una copia che potete andare a scrivere o all'interno di un SD card sul telefono, oppure la potete esportare direttamente sul PC collegando il telefonino al PC avendo prima installato qualche software della suite sviluppatore di Android. Noi sostanzialmente stasera vedremo questo. E tutto quello che noi andiamo a dire adesso vale se è possibile avere il boot del dispositivo non loccato. Che cosa significa? Il sistema operativo Android funziona un po' come un PC da un certo punto di vista. C'è un bootloader che parte e fa partire poi il kernel che tira su i vari moduli e fa partire l'interfaccia grafica, no? Ecco, il bootloader, nel caso nostro questa sera, è un bootloader che noi possiamo manipolare, cioè gli possiamo dire non far partire il sistema operativo, ma fai partire un'altra cosa che si chiama recovery. Perché? Perché all'interno del vostro telefono c'è un'area di memoria che è destinata al sistema operativo Android e poi hanno pensato di metterci anche un'altra pezzettina di area dove ci si infila dentro la cosiddetta recovery, cioè è un avvio del dispositivo che vi consente di fare alcune operazioni. Di solito, di default, consente di resettare il telefono. Bene. Se io, che sono un esperto di forense, riesco ad iniettare su quella partizione a parte una recovery che poi mi consente di fare la copia
del telefonino come se fosse un hard disk, ho ottenuto il risultato che volevo. Ok? Quindi noi partiamo dal presupposto di avere un bootloader con cui gli possa dire: amico mio, non avviare il sistema operativo, ma avvia questa informazione, questo pezzettino di codice che si chiama recovery. Nel nostro caso, i tool che vedremo questa sera sono, per i MediaTek abbiamo i famosi Flash Tool, che è un banale programmino, e invece per Samsung Odin. Dobbiamo naturalmente iniettare una recovery che ci consenta di fare quello che vogliamo noi, e quindi dobbiamo cercare un qualcosa di specifico per quel modello che di solito, per fortuna, qualche sviluppatore crea e mette a disposizione. Non andiamo sicuramente a comprare. Il problema del bootloader loccato è nato con l'uscita di Lollipop. Da quel momento in poi, nel vostro telefono Android, potete decidere se avere il bootloader bloccato o meno. Perché qualcuno ha deciso di fare questa cosa qui? Per un semplice motivo: se a Mattia rubiamo il suo telefono Android e lui ha messo naturalmente un codice, noi quando l'avviamo ci troviamo il codice di blocco. Ma se Mattia non ha bloccato il suo bootloader, io posso inaculare un altro codice che viene messo all'interno della partizione di recovery, faccio partire con la partizione di recovery. Da quel momento io ho il controllo completo del dispositivo e non faccio altro che installare sopra il suo telefonino eventualmente il mio sistema operativo. Perdo i dati che sono contenuti all'interno, ma chi se ne frega, io nel frattempo ho di nuovo il telefono utilizzabile. Ok? Che cosa hanno pensato? Facciamo in modo che se qualcuno vuol fare il furbo e ti ruba il telefonino, non riesce comunque a resettarlo. Perché? Perché non riesce a far partire nulla dalla partizione di recovery, ok? La domanda è: ma come faccio io, essere umano, a capire se il mio telefonino ha il bootloader loccato o meno? Allora, la cosa più semplice da fare, una entra nelle opzioni dello sviluppatore, nelle opzioni avanzate, e va a vedere se il bootloader è loccato o meno. Oppure fa una cosa molto stupida: avvia il telefonino in recovery. Vi accorgete subito nella recovery. Di solito l'esperto forense si accorge subito che questa è una recovery stock, cioè una recovery originale, e va, se è una recovery originale, va a vedere eventualmente c'è scritto se il bootloader è loccato o meno. Oppure su alcuni modelli di telefoni di certi operatori telefonici potete digitare questo codice e vi ottenete un'informazione che vi dice se effettivamente il vostro bootloader è stato loccato o meno. Chiaramente l'esperto forense cosa fa? L'esperto forense, se ha il telefonino, non può accenderlo, infilare il codice e andarci dentro a guardare, perché ha già alterato il telefono. L'esperto forense cosa fa? Lo fa andare, fa partire con la recovery, sperando che sia o una recovery non originale, così ho già fatto a metà del lavoro, oppure nella recovery originale cercare di capire se effettivamente c'è un'informazione che dice se il bootloader è loccato o meno. Se parte la recovery e non c'è scritto assolutamente niente, è molto probabile che il vostro bootloader sia libero, quindi non sia loccato. Altrimenti, se è loccato, ve lo dice. Domanda: e se è loccato, che cosa faccio? Allora, nel 2012 la Motorola, che fu la prima che mandò fuori la propria versione di Android con il bootloader loccato, aveva un semplice meccanismo per cui, in base al device ID, cioè un identificatore univoco di quel dispositivo, creava un codice che era univoco, buttando dentro quel codice si sbloccava il bootloader. Cosa è successo? È successo che qualcuno ha trovato l'algoritmo per poter individuare dal device ID questa chiave e lo vendeva sul web. Quindi voi cosa facevate? Avevate un Motorola, perfetto, lo facevate partire in una modalità che consente di parlare con il bootloader, perché il bootloader può interagire con, tra virgolette, con l'essere umano, si chiama fast boot. Lì si fa una domanda, una richiesta molto semplice: gli si chiede il device ID, che è questo, si recupera il device ID, lo si andava in un sito web che a pagamento vi restituiva il codice e ve lo faceva sbloccare, e avevate il bootloader sbloccato. Oppure in alcuni modelli, molto semplicemente, si andava a dare un comando molto stupido dicendo: ok, bootloader, sbloccati. Tipo: apriti sesamo,
e alcuni si sbloccavano. Le cose sono un po' cambiate, adesso sono tutti quanti che il bootloader, se è bloccato, non si recupera con questo meccanismo, ma bisogna trovare eventualmente un bug per poter sbloccare almeno il bootloader. Perfetto, l'esperto forense cosa fa? Non ha tempo di star lì a cercare i bug, no? O chiede a qualche amico se ha qualche idea, oppure prende il portafoglio, no? Va in un sito, magari che gli ha consigliato un amico, e si compra una bellissima black box, sostanzialmente delle scatolette, questa qua è la scatoletta della Z X, che supporta una svalangata di Android. È una piccola scatoletta collegata, che viene collegata al telefonino, la quale permette di fare l'unlock di quello specifico modello del telefonino. Che cosa fa? Utilizza esclusivamente un bug di quel modello di telefonino specifico per poter prendere il possesso e sbloccare il bootloader. Ok? E io personalmente non l'ho mai provata. Su un S6, un collega ha utilizzato questa versione di scatolina e che ha funzionato perfettamente. Il costo, ti vendono la scatoletta e poi ti danno un abbonamento a parte che ogni anno vai a rinnovare, 300 euro. Ecco, 300 euro per un esperto forense per poter fare questa cosa qui è una cifra che va molto molto bene. Ok? Quindi se avete un bootloader che è bloccato, alla disperata potete tranquillamente andare alla ricerca di un software in internet, in rete, se ne trovano. Ok, perfetto. Allora, non ho questo problema, stasera noi abbiamo un bootloader che gli possa far fare quello che voglio. Di cosa abbiamo bisogno? Di un computer, un qualsiasi tipo di computer, dove installate gli strumenti di sviluppatore per Android, l'SDK. Non serve che vi scaricate tutto il mondo, tutto il pacchetto del sviluppatore, soltanto l'SDK. In particolare dovete installare questi diciamo accessori. Se vi installate soltanto questi, senza dover installare tutta la suite, andate ad utilizzare soltanto esclusivamente quello che vi serve. Dopodiché, questo è lo strumento che vi consente di parlare con il bootloader e poi con la recovery, ok? Quindi questo qui viene installato nel PC e vi consente di parlare con il telefonino. Poi dovete avere i driver del telefonino, se usate un MediaTek dovete usare determinati driver della MediaTek, se avete un Samsung dovete installare i driver della Samsung, c'è poco da fare. Dopodiché vi serve il tool per poter andare a flashare, tra virgolette, quel famoso pezzettino di memoria che si chiama, diciamo, recovery, no? E per Samsung abbiamo Odin 3, Odin versione 3 adesso, mentre per i MediaTek abbiamo i flash tool. Tutto questo naturalmente è gratuito, che per l'esperto forense è sempre un grosso aiuto. Ho aggiunto queste slide nel senso che se qualcuno vuole provare a farlo a casa, qui sa i vari pacchetti che deve andare ad utilizzare e come andare a configurare per poter chiamare in automatico il daemone di ADB. Dopodiché, una volta che voi lanciate questi flash tool, questi Odin, vi compare una mascherina del genere. Questa maschera è molto importante perché, vista così, dice ben poco. Una delle caratteristiche che hanno i MediaTek è che non sanno com'è strutturata questo strumento flash tool. È uno strumento generale per diversi tipi di MediaTek. Sono diversi telefoni che montano questi tipi di microprocessori. Quindi voi gli dovete dare uno schema di come è fatta la memoria interna del telefonino, ovvero gli dovete dire: allora, nella tua memoria un pezzettino è dedicato alla tua user data, un pezzettino c'è il bootrom, un pezzettino ci sono i file che individuano come sono costruite le partizioni del telefonino, un altro pezzettino c'è l'immagine del sistema operativo. Ecco. Queste informazioni qui sono contenute all'interno di un file che si chiama scatterfile. Ogni telefonino e ogni versione di quel telefonino ha quello specifico scatterfile. Quindi la prima cosa che dovete fare se dovete andare a mettere le mani sul vostro telefonino MediaTek, solo per i MediaTek, dovete andare a prendere una ROM originale, perché all'interno della ROM originale c'è questo famoso file scatter.
che una volta che voi andate a caricare, magicamente vi fa vedere com'è costituita la memoria fisica all'interno del vostro MediaTek. Cosa c'è? C'è una parte utilizzata per la cache, quindi c'è un pezzo di memoria usato per la cache, un pezzo per i dati degli utenti, che sostanzialmente, detto in soldoni, è l'unico pezzettino che mi interessa. Ci sono delle altre informazioni, qui ad esempio c'è l'immagine del boot, ci sono delle strutture, le BR1 e le BR2, che vanno a dire ad Android com'è costituito le varie partizioni al suo interno. Modificando ad esempio questi file è possibile modificare lo spazio della user data, cioè aumentare lo spazio utente all'interno del telefono. C'è da sbizzarrirsi. Quindi l'altra cosa che dovete fare, se dovete mettere mano sulla MediaTek, è avere una ROM originale, cioè il firmware originale del vostro telefono, ed è naturalmente scaricabile e gratuito. Su Samsung, su Odin, è molto, invece è tutto molto semplice, non c'è nulla di complicato, c'è soltanto una bellissima interfaccia con quattro bei pulsantoni che cambiano, ogni anno cambiano, gli danno un nome diverso e bisogna soltanto cercare di capire qual è il pulsantone giusto per poter fare l'operazione che vi interessa. Allora, all'interno del vostro telefono non c'è soltanto il firmware visto come il sistema operativo, ci sono anche degli altri firmware, cioè la parte telefonica, quella che parla effettivamente con la cella, ha un firmware a parte, ok? E sta in un punto a parte, che è sostanzialmente la baseband. Quindi questa qui è un'informazione, è un firmware che a voi non interessa andare a modificare, neanche il bootloader vi interessa andare a modificare, e neanche alcune informazioni del provider, che a volte i telefoni sono brandizzati e che il provider scrive all'interno delle informazioni, tipo quali sono i suoi APN. Ecco, anche quella è una cosa che a voi non interessa. A voi interessa soltanto il tastino che si chiama AP, sta per application, e lì dove viene infilato dentro il vostro sistema operativo Android, e lì dove viene infilata dentro la recovery. Quindi di tutti questi bei pulsantoni che voi avete, ricordatevi che dovete utilizzare il pulsante AP, ok? Che è la parte, diciamo, più interessante. Una volta che avete caricato questo, poi siete a posto. Queste informazioni possono essere tirate fuori direttamente dal vostro telefonino, tanto per farci un'idea, andando a digitare questo codice. Sostanzialmente questa qui vi dà la build della versione di Android che avete al vostro interno. Le altre informazioni, sostanzialmente, per quello che dobbiamo fare noi ora, non vi servono assolutamente. Ok? Allora, un'ultima caratteristica dei driver del MediaTek: se non installate i driver del MediaTek non riuscite a metterci le mani. Una caratteristica di questi driver è che il telefonino viene riconosciuto quando è spento, cioè voi spegnete il telefonino, lo attaccate al computer col telefonino spento, lui si accorge che è collegato il MediaTek e vi dice sulla lista dei dispositivi che sente il MediaTek. Quindi se voi lo collegate al telefono spento con batteria staccata e non vi compare questo dalla gestione dei vostri dispositivi, non avete installato correttamente i driver. Ve lo dico perché spesso e volentieri si rimane lì a capire come mai il Flash Tool non riconosce questo telefonino, perché i driver non sono perfettamente collegati. Fatto questo, iniziamo a fare il forense. Allora, il forense deve fare questa acquisizione fisica, perché? Perché ha poco tempo da fare e deve portare fuori questi dati. Allora, che cosa faccio io? Prima di impazzire a cercare di infilargli dentro una recovery, no? Vado a vedere che recovery ho, perché magari questo qui è uno smanettone, tra virgolette, e mi ha già infilato dentro una recovery che interessa a me. Allora che cosa faccio? Faccio partire il telefono in modalità recovery. Ci sono delle combinazioni di tasti che si possono premere sul telefono e fanno partire il telefono in questa modalità di recovery. Una volta che il telefonino è recovery, voi dovete parlare con questa recovery, no? E parlate avendo installato sul vostro computer la famosa SDK, l'Android SDK di prima, no? Lì fate partire un daemon che si chiama ADB, che consente di mandare dei comandi al dispositivo. ADB funziona molto bene e vi consente di avere una lista dei dispositivi che sono collegati, con un comando molto semplice, dopodiché voi cercate di fare delle cose. Se
Sì, la recovery è una recovery di tipo stock, cioè una recovery di tipo originale. A qualsiasi comando che voi cercate di dare, vi dà picche della serie non sei autorizzato a fare assolutamente niente e vi dice accesso non autorizzato oppure non vi risponde neanche. In questo caso qui vi siete trovati con una recovery che non vi consente di fare nulla. Che cosa dovete fare? Dovete infilargli dentro una recovery voi, il bootloader deve essere sbloccato e dovete perdere un po' di tempo a cercare per quello specifico modello di telefono la recovery corretta. Se infilate dentro un'altra recovery che non c'entra assolutamente niente, non distruggete apparentemente niente, nel senso avete comunque modificato il telefono. Quindi dal punto di vista forense avete fatto una modifica del telefono. Non avete modificato i dati, ma avete fatto una modifica. Avete infilato dentro del codice che non c'entra assolutamente nulla, non è un problema, in realtà il telefono non parte, non avete, diciamo, reso il telefono inutilizzabile. Però a voi vi interessa fare l'attività, quindi dovete assolutamente trovare la recovery che fa per voi. E quindi vi dovete, tra virgolette, sbattere un po' per cercare questo tipo di recovery. Facciamo finta che l'abbiamo trovata questa recovery, no? Perfetto, allora faccio partire il mio Flash Tool. Perché adesso vado sul MediaTek, mi tiro su il scatter file di quello specifico modello, quindi mi sono scaricato da un sito qualsiasi del mio produttore quello specifico modello, l'ultima versione del firmware. Ho il file scatter che mi dice com'è costituita la struttura interna della mia memoria. Bene, allora che cosa vado a fare io? Nella struttura interna c'è appunto un'area di memoria dove c'è già la recovery di tipo stock, cioè la recovery originale. Perfetto. Allora io che cosa faccio? Dal programmino non faccio altro che caricarmi la mia recovery. Quindi non vado altro che togliere tutti i flag tranne che questo e caricarmi la recovery. Questo qui è un particolare tipo di recovery, molto conosciuta, che è quella che mi consentirà di fare determinate operazioni. Una volta che l'ho trovata, che cosa faccio? Come una pecora, premo download. E sto lì ad aspettare finché non mi compare questo cosettino verde. Quando questo cosettino verde ha finito tutto, meno di 10 secondi. Ok? A questo punto cosa avete fatto? Avete infilato dentro del codice, sperando che sia quello giusto, all'interno di questo telefono. Bene, che cosa faccio? Faccio partire in modalità recovery. Una volta che sono partito in modalità recovery, che cosa faccio io? Do un comando a DB Device e lui si accorge. Sì, effettivamente hai attaccato un qualcosa che ti dice in recovery. Perfetto. Adesso do un altro comando per vedere se una shell. Do un ADB shell e mi accorgo che ha un bellissimo command prompt di root. Perfetto. Se siete root, avete già finito metà del vostro lavoro. Avete caricato una recovery che vi consente di avere il root. A questo punto che cosa fate? Date il comando mount per vedere che cosa si è montato in automatico la recovery. Così vi fa capire se effettivamente si è montata anche la partizione utente, perché è quella che deve essere un po' preselvata, che forse è meglio non montare. Ok? Dovete però capire un attimo com'è costruita all'interno la struttura della memoria, no? Perché voi volete fare un dump soltanto di quella determinata partizione. Perché voi, nell'ambito della forensics, mentre una volta si lavorava molto come le pecore, no? Allora, ci sono 500 dischi da portare via, cosa facciamo? Portiamo via lo storage. Adesso no, c'è uno storage di 70 tera, che cosa mi serve? Mi servono quei dati, perfetto, voi arrivate lì e vi andate a prendere solo e esclusivamente quello che vi serve. Quindi l'idea qual è? Vi portate via soltanto la partizione con i dati utenti. La partizione con i dati utenti dovete capire dov'è, no? Le informazioni sono scritte all'interno di un file che si chiama dumpchair underscore info e sostanzialmente nel file vi dice che il blocco chiamato MMC block 0P7, questo K0, MMC BLK0 è tutta la memoria, questa diciamo è la fettina numero 7, è abbastanza standard nei MediaTek, è assolutamente quella che vi serve da portare via. Buon, perfetto, che cosa faccio io? Posso usare questa tecnica, infilo dentro un SDK, scusate, una micro SD, un SD card. Bene, la recovery, no? Visto che ce l'ha installata, mi consente di fare determinate cose.
mi consente anche la recovery di montare l'SD card che ho appena infilato dentro. Quindi se volete o date il comando direttamente da linea di comando di Shell, oppure potete tranquillamente utilizzare la recovery che vi consente di giocarellare un pochettino e di montarvi la vostra SD card. Una volta che avete montato l'SD card, date il comando, un banale DD, e vi fate il dump fisico della partizione della fettina 7 direttamente all'interno del file nella SD card. Questa è uno degli innumerevoli possibilità da utilizzare. Se invece lavoriamo con il nostro amico Samsung, le cose sono molto più semplici, ma così semplici ancora di più. Sostanzialmente dovete recuperare solo esclusivamente la recovery e caricarla in questo programmino molto stupido e premere il tasto aiuto start e poi aspettare. Nel frattempo nel telefonino compare tutta una serie di informazioni che sostanzialmente ti dicono: per l'amor di Dio non spegnermi, perché adesso potresti fare un casino, e altro non fa che farvi partire poi una recovery. Questa è una TWRP che vi fa vedere sostanzialmente questa schermata. Se voi fate partire il recovery, vi compare questa schermata, avete in mano il potere del mondo, potete fare tutto quello che volete. Può succedere una cosa molto simpatica: collegate questo affarettino qui, questa recovery al vostro PC, e potrebbe succedere che non accetta comandi ADB, cioè non accetta nessun tipo di comando di shell. È successo ancora in determinati tipi di telefonino che voi vi caricate la recovery che vi interessa e non funziona l'ADB, quindi non potete dare i comandi via shell. Oh mio Dio, qualcuno dirà, e adesso cosa facciamo? Niente, si fa una cosa molto semplice: si infila dentro una SD card. Queste recovery hanno la bellezza di avere anche una shell dove potete tranquillamente mandare dei comandi scritti direttamente con la recovery. Quindi non fate altro che aprire una shell, mettervi lì, lanciare il vostro bellissimo comando che avete testato precedentemente, che c'è sempre il rischio di fare un po' pochio, magari vado a scrivere dove non dovrei scrivere, e in quel caso vi fate il dump direttamente sull'SD card utilizzando il terminale della recovery. Oppure, se avete io utilizzo molto Xubuntu, potete lanciare questo comando. Se la DB funziona, potete fare una DB pull, ovvero risucchiare tutta la memoria, non soltanto la fettina, utilizzando questo comando direttamente dal vostro PC. Nel senso che infilate dentro, collegate il telefonino in recovery al vostro computer, io preferisco usare sempre le mie Xubuntu, lanciate questo comando e lui macina nelle 6, 7, 8, 15, 16, 24, 48, 32 ore vi porta fuori 32 o 64 giga di dati, che poi per l'esperto forense questo è il primo step, perché poi i dati devono essere messi sotto parsing, perché io mi devo tirare fuori tutte le informazioni, e una volta che ho tirato fuori tutte le informazioni devo capire quello che stavo cercando. E poi pensate che sia finita qui? No, la fregatura è che devo fare una relazione, e non è finita così, perché dopo che ho fatto la relazione e mi sono fatto pagare poco, dopo 2-3 anni ti dicono, ti arriva a casa un fogliettino che ti dice devi andare davanti a un giudice. A fare che? Cioè, mi avete pagato, mi avete sistemato tutto, devi andare a spiegare quello che hai fatto. Ma l'ho fatto 3 anni fa, le cose sono cambiate, i programmi sono cambiati, no? Sì, infatti, nella relazione tecnica voi avete scritto tutti i programmi che avete usato in quel momento, no? Perché sennò qualcuno ti contesta, ma adesso si può fare questo. E voi andate lì davanti al giudice, no? Voi siete degli esperti, dei professionisti, e vi ritrovate della gente che fa tutt'altro, che pesa quello che dite. Quindi se dite qualcosa che io penso che sia così, vi ha già ucciso. E dovete riportare quello che avete detto,
E se dite qualcosa che non è scritta nella relazione, avete qualcuno che vi spara addosso dicendo: ah, ma lei non l'ha scritto, come mai non l'ha scritto? Ma allora se lei non l'ha scritto vuol dire che non la pensava? Ok, quindi morale della favola, io ho allungato il brodo più che potevo, perché il talk era da 18 minuti, ma mi hanno detto di fare un po' di più. Sostanzialmente vi ho fatto vedere con poche slide e il lavoro che si impiega 4-6 ore questo lavoro qui, però insomma è abbastanza fattibile. Non so quanto avete capito, se avete delle domande. No, non l'ho fatta. Non ho pensato al lato commerciale, vedi che purtroppo no. Caso è forse impossibile, Lollipop bootloader con password. Provato i flash tool per riflashare il firmware, ovviamente dice dimmi la password, telefonino senza SD card Sì, ottimo. con batteria non staccabile. Beh, direi che è perfetto così. In questo caso qui. Xiaomi 4C. Molto MediaTek questo, vero? Ma allora, purtroppo Flash Tool, il problema di... Hai provato con Flash Tool a cercare di, caricando su File Scatter, vedere se riusciva a fare un dump delle partizioni? Ok, è da vedere un attimo che versione di Flash Tool è. Perché con i Samsung devi avviarlo in boot mode e lui ti dice, guarda, è lockato, quindi non ne puoi fare assolutamente niente. Allora, sull'Izoppo che ho lavorato io, no? Ci ho giocato io, in realtà non parte il bootloader. Nel momento in cui tu lo infili dentro, non devi assolutamente farlo partire il bootloader, basta soltanto che sia collegato sulla porta USB, puoi tranquillamente fargli il flash e sparargli dentro la recovery. Potresti pensare di sparargli dentro anche un bootloader modificato. Perché? Perché quando tu fai partire la recovery, fai partire il bootloader originale. Se quello ti chiede la password, vuol dire che devi cambiare anche quel signore lì, no? Quindi sarebbe da recuperare un bootloader che modificato che non ti chiede la password, no? Potresti provare a fare una cosa del genere. Se la modifica viene scritta all'interno del bootloader, comprare un telefono identico e fare il dump di quello. Il dump lo puoi fare avviando con una tua recovery e fare solo il dump della partizione del bootloader, quindi ti porti fuori il bootloader e poi sempre con il flash tool li butti dentro il bootloader sperando che la richiesta di password sia scritta effettivamente all'interno del bootloader, altrimenti spesso e volentieri, diciamo così, i miracoli non siamo ancora attrezzati, poi diciamo sempre per quello che ci pagate va bene così, insomma. Ok? Qui lo dico e qui lo nego, perché effettivamente non mi ricordo, ma MediaTek credo che si possa dumpare direttamente dal Flash Tool senza neanche far partire il bootloader, quindi tu Dipende tiri dalla giù tutto dalla versione. seriale. Dipende dalla versione. Quello che ho visto io non ci sono riuscito, te lo dico sincera verità, però dipende dalla versione Flash Tool. Provato con un tool di basso livello per fare il dump. E veniva fuori enter password. Cioè, e sul sito dicevano: devi mandare alla Xiaomi il seriale, il modello del telefono, e loro ti mandano un SMS con quella password. Beh, perfetto, allora è a posto. Sì, E infatti. allora abbiamo trovato il workaround. Ma l'importante alla fine, lo dice anche Mattia, no? L'importante nell'ambito della nostra professione, tra virgolette, è arrivare a una conclusione. Se la conclusione è prendere l'indagato, dargli una fracca di botte e lui ti dà la password, va bene lo stesso. Perché tanto alla fine noi dobbiamo arrivare a un risultato, che è quello di presentare un elaborato, no? Che poi andiamo a discutere dopo 2 o 3 anni. Però effettivamente l'importante è quello. Quindi va bene anche il convincitore manuale. Sì, ma basta non dirlo. No, non lo riportiamo nella consulenza.
Va bene, ciao ragazzi, grazie.